Presidente, buongiorno, Circolo Nautico in prima linea anche in questa battaglia. E le origini, mi ricordavi prima, nascono proprio da qualcosa che aveva a che fare con il remo, con il remare, con le canoe, con tutte le barche. Cioè, che Certo, cos'era? certo. Il nostro circolo, Castrum, vero? Sì. sì, è nato con il nome Castrum Vincenzo Migliori ed erano sport nautici principalmente della voga, del remo, e parliamo del 1930. Il nostro circolo, che è nato qualche decennio dopo, proprio sull'onda del Castrum Canottieri. Quindi per noi il remo è rimasto, diciamo, un simbolo del mare, prima ancora della vela e prima ancora della pesca e della motonautica. Quindi con la battaglia di civiltà. Beh, diciamo che la Giulianova è sempre molto attenta a essere diciamo, una postazione in prima linea, sia per le bellezze naturali e per il turismo che ha, e sia per il sociale, perché è una città che io amo e che credo che proprio si prodighi per queste meravigliose attitudini che ha. Grazie Presidente, allora Grazie. c'era anche il comune, c'è anche, qual è qua? Le due donne, là stanno? Scusi? Vabbè, cominciamo con lei. Lidia Albani. Albani Buongiorno. è il vice sindaco, anche siamo in piena commissione pari opportunità che organizza queste iniziative. Il comune di Giulianova c'è. Sì, c'è. L'anno scorso l'evento si è svolto solo a Giulianova. L'evento, ricordo, organizzato dalla Commissione per le pari opportunità della provincia di Teramo. L'anno scorso si è svolto solo a Giulianova, quest'anno siamo felicissimi di invece svolgerlo contemporaneamente presso i 7 comuni costieri della provincia di Teramo. È un'attività di sensibilizzazione, così come è stata l'anno scorso, così come sono molte delle attività organizzate soprattutto dalla Commissione pari opportunità del Comune di Giulianova. Speriamo appunto di sensibilizzare gli uomini. È un'iniziativa che parte da un uomo, perché è Gabrillino l'anno scorso che ci fece questa A proposta. proposito, voi state rifacendo la commissione opportunità, siete Sì. alla ricerca di un uomo? Siamo alla ricerca di un uomo, ma posso, diciamo, dire che l'abbiamo trovato. Avete trovato Sì, già? oggi, Già oggi accettato? Ah no, c'è un'associazione che ha proposto un uomo. Oggi alle 2 scade il termine per la presentazione delle candidature. Verso la fine del mese di agosto il sindaco provvederà alla nomina della nuova commissione, e quindi la prima settimana di settembre ci sarà l'insediamento della nuova commissione. Grazie. Grazie a voi. Nadia Bonnici Castelli, ma sei sempre in prima linea per queste cose di battaglia di civiltà contro la violenza sulle donne, ma stavolta il comune e voi avete coinvolto tutti i comuni della costa, e questo è un passo avanti già rispetto all'anno scorso. Sì, infatti noi, diciamo, come Commissione Pari Opportunità della provincia di Teramo non abbassiamo la guardia, e quest'anno presentiamo un'iniziativa che riunisce 7 comuni della costa teramana, le 7 sorelle, unite appunto, come ha detto Francesco, in una battaglia importantissima di civiltà. Il 2 agosto alle ore 10 in contemporanea da Martinsicuro a Silvi si terrà una vogata simbolica dove uomini e donne in mare remeranno contro la violenza di genere. E in ogni punto di partenza di questi comuni sarà piazzato un gazebo dove verrà distribuito materiale informativo sul centro antiviolenza La Fenice e sulla casa rifugio Casa Maia. Volevo dire e ricordare che il periodo di isolamento del lockdown è stato un periodo durissimo per tante donne che hanno dovuto convivere forzatamente con i partner maltrattanti. I centralini dei centri antiviolenza hanno smesso di suonare per 3 mesi perché le donne non potevano uscire, non potevano denunciare. Al termine di questo periodo abbiamo capito che il fenomeno era diventato gravissimo. Ecco perché noi abbiamo cercato di fare rete. Allora, grazie ai 7 comuni, alle associazioni territoriali come quella di Gabrillino, ma anche alla Canottieri Giulianova, al Circolo Nautico Migliori, alla Capitaneria di Porto, ma soprattutto grazie alla provincia di Teramo, che con grandi sforzi economici sostiene le 2 uniche strutture antiviolenza del territorio. C'è ancora lui un campione del mondo della voga e ancora una volta della solidarietà in questa battaglia di civiltà contro la violenza sulle Ti donne, ringrazio per questo Fioravante Palestini. aggettivo bellissimo. Sono commosso e lusingato. Nella tua partecipazione a questa iniziativa. Sì, no, spesso io l'anno scorso mi è venuta in mente questa cosa perché, diciamo, il caso attuale, questa violenza sulle donne un po' mi ha colpito. Allora ho pensato che non solamente le donne devono organizzare queste manifestazioni, e ho pensato che anche gli uomini devono andare da fare. E io l'anno scorso ho iniziato con questa manifestazione che è stata accolta molto bene.
Hai fatto una cosa più ristretta, perché l'hai fatto qui a Giulianova, doveva essere fino a Martin Sicuro, ma comunque sì, sì. Martin Sicuro quest'anno, c'è anche quest'anno. Grazie al, diciamo, all'interessamento delle commissioni per le opportunità della provincia di Giulianova, la cosa si è estesa. Quindi quale sarà il percorso che farete? Allora, diciamo, nello stesso momento di Giulianova, quando partirà questa iniziativa, partirà anche da Martin Sicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Roseto, Silvia e Pineto. Pineto in pattino, Silvia. Tutti in pattino. Tutti in pattino, in canoe, tutte le cose. Tutte, sì. Vi ritroverete? No, ognuno ha il suo percorso, sì. Noi qui a Giulianova, insomma, abbiamo organizzato e ci stanno diversi partecipanti, non solo, ma poi ho invitato anche delle barche da diporto a mettersi proprio davanti al, diciamo, al punto clou della partenza della cosa, per fare una bella coreografia, insomma, partecipazione anche barche grandi a vela e a motore da diporto. Quindi tutto il porto darà il suo contributo per questa battaglia di civiltà. Esatto. Grazie. Continua l'importante lavoro della provincia di Teramo per sensibilizzare contro la violenza sulle donne? Sì, continua il nostro lavoro di sensibilizzazione per la lotta alla violenza contro le donne, continua con un evento che coinvolge tutta la costa teramana, tutti i comuni uniti, ricordando, diciamo, riprendendo un evento che è già stato organizzato in passato dalla Commissione per l'opportunità di Teramo con la Commissione per l'opportunità del comune di Giulianova, che appunto riguarda la remata contro la violenza sulle donne. Un tempo l'anno scorso fu Gabrielino che insieme alle barche di Martin Sicuro fecero, diciamo, questa sorta di manifestazione nella lotta contro la violenza sulle donne, e adesso l'abbiamo proposta a tutti i comuni della costa. Attraverso le CPO dei vari comuni abbiamo organizzato questo evento che si terrà il 2 agosto alle ore 10. Ci sarà la partenza simultanea da parte di tutti i comuni, alle ore 10 partiranno con questa remata.